Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare del marchio Fritz e lo facciamo con un piccolo prodotto ma dalle grandi prestazioni e soprattutto dal piccolo prezzo. Lui è un piccolo ripetitore wifi ma che vi cambia la vostra vita domestica. Sì, perché tutti abbiamo il problema di avere la rete wifi all'interno della nostra abitazione, di andare a soddisfare ogni area della nostra abitazione, soprattutto se siamo su più piani o se il nostro modem e router è nell'estremità opposta magari della stanza in cui abbiamo un televisore per guardare Netflix piuttosto che YouTube o qualsiasi altro dispositivo che appunto si trova nella parte opposta di quello che è il nostro trasmettitore wifi, cioè il nostro router. Lui è un dispositivo mesh, cioè cosa vuol dire mesh? Che lui si integrerà pienamente nella nostra rete wifi mantenendo il nostro nome della nostra rete wifi, quindi noi spostandoci all'interno della nostra abitazione non dovremmo fare niente, non dovremmo andare a cambiare la nostra rete quando ci spostiamo perché quella del nostro modem non viene più agganciata, come si fa normalmente con un extender. Quando appunto si aggiunge un extender abbiamo un nome diverso alla nostra rete wifi, mentre con un dispositivo come questo, che è un dispositivo che sfrutta la tecnologia mesh, cosa vuol dire? Che si integra pienamente in quello che è il nostro modem e router wifi, abbiamo appunto la nostra rete per quanto riguarda il nome, che andrà a rendere capillare ogni metro quadrato della nostra abitazione, quindi spostandoci all'interno della nostra abitazione su o giù anche di piani avremo sempre comunque la nostra rete wifi con le massime prestazioni. Lui è la versione diciamo più economica per quanto riguarda i ripetitori Fritz, però è davvero molto molto soddisfacente per quanto riguarda le prestazioni. Abbiamo un wifi 4, sfrutta la tecnologia mesh per quanto riguarda i dispositivi Fritz, quindi se vogliamo utilizzarlo come mesh appunto mantenendo il nome della nostra rete wifi lo dovremmo fare solo con i dispositivi che sono Fritz, mentre se lo vogliamo usare come extender, quindi avere un nome diverso quando ci agganceremo a lui nella nostra selezione delle reti disponibili nel nostro smartphone o tablet o qualsiasi altro dispositivo, allora a quel punto potremo utilizzarlo con qualsiasi modem o router. Lui è in grado di portare fino a 600 megabit di dati e ragazzi è davvero davvero interessante perché le dimensioni di questo prodotto sono davvero piccolissime. Ovviamente la cosa più bella di questi dispositivi mesh è averne più di uno, perché comunque se si ha più piani si può andare a coprire totalmente la nostra abitazione avendo sempre le performance diciamo del nostro router ovunque noi ci spostiamo. Quindi essendo poi un dispositivo così piccolo e economico è davvero semplice e soprattutto non dobbiamo sborsare troppi soldi per rendere il nostro wifi capillare all'interno della nostra abitazione. All'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana e nella parte posteriore abbiamo quello che è il nome della rete wifi creata appunto dal dispositivo nel caso non lo utilizzassimo come mesh, quindi come dispositivo extender, quindi avremo una rete wifi diversa, e anche la password che viene data, che poi ovviamente possiamo modificare e cambiare. E dopodiché troviamo lui, il piccolo Repeater 600 wifi. Come vedete ragazzi è un dispositivo piccolissimo, guardatelo sulla mia mano, ma diventa davvero utile e performante. Il suo prezzo secondo me lo rende davvero un prodotto accessibile, parliamo di circa 34 euro su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione e capite che è un dispositivo che vi cambia la vita per quanto riguarda il wifi all'interno della vostra abitazione, perché ormai abbiamo più accessori che hanno bisogno della rete wifi, partendo dalle televisioni che magari sono in ogni stanza, quindi ogni stanza ha bisogno di una rete wifi per utilizzare Netflix piuttosto che Disney Plus, Amazon Prime, quindi tutti questi distributori di film o serie TV hanno bisogno ovviamente di una rete wifi per funzionare. E poi ovviamente sia i tablet che quello che sono gli smartphone, ormai ce ne abbiamo in casa molti e tutti questi dispositivi ovviamente ci seguono all'interno della nostra abitazione, nelle stanze, in bagno, magari se andiamo in garage piuttosto che in taverna, piuttosto che in mansarda. Quindi diventa davvero molto molto utile avere un dispositivo come questo. Lui ha un solo tasto, che è questo qua sopra rosso, ed è quello che ovviamente ci permetterà di andare ad agganciare in pochi secondi a un dispositivo come questo, qualsiasi dispositivo Fritzbox, in pochi secondi avremo la rete mesh disponibile e subito operativa, mentre nel caso non avessimo un dispositivo Fritzbox per quanto riguarda modem o router, allora a quel punto lo andremo ad associare con come
extender, però poi dovremmo cambiare quello che è la nostra rete wifi quando ci spostiamo nella nostra abitazione, ci allontaniamo dal router e ci avviciniamo a lui, dovremmo andare a selezionare la nuova rete wifi. Mentre per quanto riguarda avere la tecnologia mesh, è tutta un'altra vita, un'altra storia, cioè veramente è qualcosa di eccezionale. Allora, per farlo funzionare ci vuole davvero pochi secondi, basta inserirlo in una presa di corrente. Una volta inserito abbiamo il LED che lampeggia, perché comunque lui è ancora da associare. Per associarlo sarà molto molto semplice, basterà andare a cliccare il tasto VPS per quanto riguarda il modem e il tasto rosso, che poi è il tasto per associarlo come VPS, basta un clic di un secondo e inizierà a fare la ricerca. Adesso i due dispositivi stanno lampeggiando entrambi perché si stanno cercando. Ok, il processo è finito, vedete che qua non abbiamo più la luce verde che è spenta perché il processo è stato concluso, mentre abbiamo da questa parte il LED verde fisso. Quindi adesso i due dispositivi sono stati abbinati ed è pronto a funzionare. Lui adesso è già operativo. Se io lo scollego da questa presa, lo vado a collegare in una presa della corrente in qualsiasi altra stanza della mia abitazione, farà il suo avvio, ma poi andrà ad agganciarsi al modem per quanto riguarda il segnale, e a quel punto avremo quello che è l'estensione della nostra rete wifi che parte dal nostro modem o router. Quindi senza fare niente, quando noi ci sposteremo con i nostri dispositivi all'interno della nostra abitazione, avremo sempre quello che è la potenza del segnale wifi costante all'interno di tutta l'area della nostra abitazione. Una volta che tutto questo è operativo, la cosa interessante è utilizzare le sue app. Perché vi dico questo? Perché utilizzare le app Fritzbox, che veramente sono app ben fatte, che funzionano davvero molto bene, perché poi il sistema operativo Fritzbox OS rende tutto semplice anche per quanto riguarda le configurazioni, quelle un po' più complesse, perché è veramente un sistema operativo concreto, stabile e molto molto pratico. Allora, per quanto riguarda le app che dovremo scaricare per vedere appunto tutto questo, sono due. Chi ha un Fritzbox ovviamente le avrà già scaricate, probabilmente se non l'ha ancora fatto vi consiglio di farle, o altrimenti possiamo anche fare tutto tramite PC, perché una volta che questo dispositivo è connesso basterà entrare e aprire quello che è il nostro browser internet, andare a digitare Fritz Repeater e a quel punto ci troverà quello che è il nostro dispositivo e potremo lì fare la configurazione per quanto riguarda alcune caratteristiche, opzioni di personalizzazione, ma lui già così è operativo. Però una cosa interessante delle app che adesso vi faccio vedere, prendo lo smartphone, come abbiamo detto le app da utilizzare sono due, è MyFritz la prima, dove vedete che abbiamo quello che è il nostro router, quindi con il numero 1 in alto abbiamo il nostro Fritzbox, e poi vedete che abbiamo quello che è il Fritz Repeater 600 con il simbolo mesh, con la specie di simbolino fatto a nuvolettina, è il simbolo mesh, vuol dire che questi dispositivi stanno comunicando appunto sullo stesso nome wifi, quindi non avremo due nomi wifi per quanto riguarda la connessione, ma sarà sempre uno solo, ed è quello appunto che utilizziamo normalmente con lui. Quindi a questo punto potremo andare a vedere tutte le informazioni, quindi da questa schermata abbiamo accesso appunto alle informazioni generali. Vedete che in questo momento si vede che il mio telefono è connesso a questi due dispositivi. Se vado sotto a mostra dettagli, vedete che qua abbiamo appunto tutto il passaggio. Abbiamo quello che è appunto la partenza del nostro Fritzbox 680 5G, in questo caso lui, che poi tramite la rete Wi-Fi 2,4 GHz si va a, diciamo, prolungare verso il nostro Fritz Repeater 600. E questo ovviamente ci sta dando l'indicazione che tutto funziona correttamente. Poi da questa schermata ovviamente potremo aprire l'interfaccia utente di lui per andare a fare configurazioni, ma questo è per quanto riguarda lui, il Fritzbox 6850 5G, che poi vedremo ovviamente in un altro video, perché lui è un dispositivo che supporta la rete 5G per quanto riguarda le schede SIM, ma questo in un prossimo video. Mentre se da questa app noi usciamo e entriamo nell'altra app che si chiama WLAN, qua abbiamo veramente una cosa utile e molto molto interessante, che è appunto dedicata ai Fritz Repeater. Cos'è? Che vedete che sopra abbiamo Fritzbox 6850 MU, che è la connessione wifi che sto utilizzando
utilizzando in questo momento, che è lui. Sotto in basso vedete che abbiamo i miei ripetitori, in questo caso vedete un Fritzboss Repeater 600 che è lui. Se io ci clicco sopra, qua posso andare ad aggiungerne subito un altro, quindi configura un nuovo ripetitore, che poi in maniera semplice potremmo fare utilizzando i tasti VPS come abbiamo fatto poco fa, o poi possiamo andare, o altrimenti sempre da questa schermata vedete valuta la precisione del ripetitore. Cosa vuol dire? Che adesso aspettate che mi deve leggere il viso. A questo punto vedete che c'è una barra verde con sopra un simbolino della posizione. Cosa vuol dire? Che lui ci indicherà quanto segnale sta ricevendo da lui. In questo momento vedete è verde, è quello più forte perché sono vicini. Poi vedete che la barra verde andrà sempre un po' più a schiarirsi perché ci allontaneremo da lui, quindi avremo sempre l'idea di quanto lui sia in grado di allontanarsi da lui. Quindi se andremo a spostare, come faremo tra poco, vedremo che questo simbolo con il simbolo della posizione si sposterà lungo la barra verde e noi sapremo che a un certo punto, se ci allontaniamo ancora più di così, il segnale sarà scarso, quindi dovremo stare più vicini piuttosto mettere un altro di lui in sequenza, perché poi ovviamente quello che andremo ad aggiungere dopo di lui non si collegherà più a lui. Cioè all'inizio sì, quando faremo l'abbinamento VPS bisogna sempre stare vicini al modem principale, una volta abbinato però lo potremo spostare ovviamente più lontano di dove abbiamo messo il primo repeater, quindi lui non si collegherà più a lui ma si collegherà alla rete wifi con lo stesso nome, che però viene già diciamo trasportata da lui, quindi sarà un'estensione che continua con una perdita veramente bassa di prestazioni, quindi avremo sempre prestazioni al top ovunque noi saremo all'interno della nostra abitazione. Quello che è la tecnologia mesh è sicuramente stata la svolta del ripetitore all'interno di un'abitazione, perché prima bisognava sempre metterlo come extender e si aveva sempre la necessità di dover cambiare nome quando ci si spostava, mentre in questo modo ragazzi è davvero fantastico cosa si può fare adesso con la tecnologia mesh. Se scendiamo in basso e andiamo su Fritz Repeater 600 e clicchiamo sulla freccia con il rettangolino in alto a destra e inserendo la password del nostro Fritzbox che abbiamo appunto quando l'abbiamo configurato, o quella di default che abbiamo sul cartoncino che ci viene dato all'interno della confezione, vedete che abbiamo l'accesso a quello che è il nostro Repeater 600. In questa schermata, cliccando su quello che sono le tre lineette in alto a sinistra, abbiamo la possibilità di andare a configurare tutte le sue caratteristiche, chiamiamole così, o impostazioni. Stessa cosa la possiamo fare anche facendo l'accesso direttamente dal browser, andando a scrivere Fritz Repeater, entreremo sempre in questa schermata, però vedete che praticità abbiamo nel farlo con quello che è le sue applicazioni. Qua abbiamo le varie possibilità di configurazioni che adesso ovviamente vi faccio vedere velocemente, ma sono tutte cose che alla maggior parte magari delle persone non interessano, perché l'importante è prolungare quello che è la rete wifi. Però giusto per diciamo informazione generale vi faccio vedere diciamo le sue possibilità, vedete quante cose possiamo configurare solo di lui, è tutto in maniera molto semplice, veramente fantastica. Quindi direi di tornare nella schermata principale e andare a vedere come gestire appunto la distanza da lui a lui. Per fare questo ovviamente ci dobbiamo spostare, perché lui rimarrà qua e ci sposteremo solo con lui, e vedremo che quello che è appunto la barra verde per quanto riguarda la distanza avrà il simbolo della posizione che si sposterà. Quindi iniziamo la prova con le distanze. Perfetto, una volta che il dispositivo si sarà avviato avremo la luce verde fissa, fino a quel momento dovete aspettare che faccia tutto il suo processo di avvio. Una volta che avremo la luce verde fissa vorrà dire che lui sta comunicando con quello che è il nostro modem e router. A questo punto basterà andare a cliccare su valuta posizione del ripetitore e andremo a vedere come adesso è il segnale. Vedete che si è spostata di poco, perché comunque adesso mi sarò allontanato di un 6, 7, 8 metri.
ho anche la porta chiusa, però il segnale è ancora molto forte, quindi il simbolo della posizione si è spostato di poco. Quindi a questo punto io avrò nell'estremo della mia abitazione, cioè dove ho lo studio, il router, qua che sono più o meno a metà di quello che è la lunghezza della mia abitazione, ho il ripetitore che avrà sempre un segnale molto forte e lo andrà a distribuire in tutta quest'area. Quindi spostandomi invece dall'altra parte, sarà sempre la stessa rete wifi, ma mi aggancerò appunto a quello che viene trasmesso invece dal modem. Quindi tutto questo piano praticamente sarà completamente coperto dalla mia rete wifi. Adesso però, lasciando il modem appunto nello studio, salirò di un piano la mia abitazione e andremo a vedere, spostando lui di un piano, cosa succede per quanto riguarda il segnale, e vedremo se il simbolo della posizione andrà a spostarsi, perché il segnale wifi diventerà più debole. Quindi vado a rimuoverlo dalla presa e mi sposto al piano di sopra. Perfetto, lui si è riavviato, ha agganciato la rete, abbiamo il LED verde, e tramite l'applicazione adesso andiamo a vedere quanto abbiamo perso di segnale wifi, perché siamo saliti di un piano, quindi c'è la soletta in cemento armato che ci divide col piano sotto, e poi comunque il router rimane ancora lontano, un 5-6 metri per quanto riguarda come spostamento, e poi bisogna scendere di un piano e attraversare la soletta di cemento armato. Quindi andiamo a vedere dentro ai miei ripetitori. Andiamo in valuta la posizione e vediamo di quanto si è spostato il simbolo della posizione. Vedete che siamo ancora nel verde, ma ci stiamo avvicinando a quello che è il giallo, perché ci siamo allontanati di tanto, ci siamo spostati soprattutto non di tantissimi metri, ma gli ostacoli sono cambiati: la soletta di cemento armato, le porte, i muri. Quindi tutto questo ovviamente va a limitare il segnale wifi, però ancora qua ci siamo, sarebbe ancora buono. Quindi capite che tramite questa app abbiamo veramente la reale potenza del segnale wifi, e capiamo veramente dove andare a posizionarli questi dispositivi all'interno della nostra abitazione, anche perché nel caso io mettessi un altro di lui nel piano sotto, ma vicino appunto a salire le scale, capite che la rete wifi che parte dal modem si aggancia a lui a salire le scale, poi si aggancia a lui, veramente la potenza del segnale rimarrebbe ancora molto molto forte. Per questo che vi dico, sono dispositivi che non costano tantissimo, circa 34 euro, vi lascio il link qua sotto in descrizione, ma che vi danno veramente un cambio per quanto riguarda la gestione del vostro wifi nella vostra abitazione davvero stravolgente, e soprattutto vi mantiene la potenza del segnale forte in ogni angolo della vostra abitazione. Quindi adesso lo vado a rimuovere e lo portiamo giù ancora in studio. Ed eccoci qua. Quindi ragazzi, avete visto che figata che sono questi repeater mesh della Fritz. È la versione più economica della Fritz se uno vuole avere più prestazioni, sia per quanto riguarda il segnale wifi ma soprattutto per quanto riguarda i dati portati, perché come abbiamo detto lui riesce a portare fino a 600 megabit di dati. Se uno ha la necessità di trasportare più dati, ovviamente può acquistare versioni più performanti, sempre Fritz, ma con prestazioni maggiori, poi ovviamente anche il prezzo sale di conseguenza. Ma questi dispositivi, che visto il prezzo ci danno appunto la possibilità di andare ad inserirne più di uno all'interno della nostra abitazione, sono veramente secondo me fantastici, e poi non si vedono, perché una volta che li inseriamo nella presa sono veramente diciamo invisibili, perché sono così piccolini che non danno nemmeno fastidio dal punto di vista dell'integrazione all'interno del design della nostra abitazione. Veramente sono dispositivi ben fatti, e poi la qualità Fritz non ve la devo dire io, è conosciutissima in tutto il mondo, appunto perché la qualità è davvero notevole, sia dei materiali che dell'hardware, è veramente tutto di una qualità incredibile. Avete visto anche le app come funzionano bene, cioè veramente è qualcosa di eccezionale quello che è il sistema OS Fritz e i suoi dispositivi di comunicazione wifi, che siano i Fritzbox, questo qua lo vedremo prossimamente, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per vedere lui prossimamente in un video, e anche tutti questi ripetitori wifi sono davvero fantastici.
pratici. E se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto anche tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lui quando saranno in offerta su Amazon ve li segnalerò sul mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!